Prima notizia del nostro medical news: eccentrico o nevrotico? La foto che scegliamo per i nostri profili social parla di noi e fornisce una serie di indizi utili sulla nostra personalità. Un'analisi effettuata da un team dell'Università della Pennsylvania ha individuato 5 personalità tipo, associandole a un determinato stile nella foto scelta sui social network. Ne è emerso che quelli particolarmente estroversi preferiscono foto artistiche. Persone aperte a nuove esperienze spesso si presentano in un modo stravagante e sono più propense a utilizzare un soggetto nel loro profilo. Le persone piacevoli sono propense a usare una foto colorata, anche se sfocata, e che in genere le mostra sorridendo o in generale in situazioni ludiche. Persone coscienziose mostrano emozioni positive nelle foto del loro profilo. I nevrotici, infine, scelgono di non essere chiaramente visibili o di rappresentare se stessi come un oggetto. E cambiamo notizia. Consigli per la fertilità nei giovani. Eseguire i controlli, prestare attenzione all'abuso di alcol, droghe, fumo, doping sportivo, curare l'alimentazione e l'attività fisica. Evitare l'eccesso di calorie a livello dello scroto, anche un PC sulle gambe provoca un aumento della temperatura. Preferire un intimo di cotone ed evitare pantaloni con il cavallo stretto. Limitare ancora l'esposizione agli inquinanti. Ecco le raccomandazioni degli andrologi ai genitori per salvaguardare la fertilità dei figli. Circa la metà degli adolescenti ha almeno un problema andrologico, una realtà allarmante che può sfociare in infertilità maschile che nelle ultime 2 decadi ha raggiunto davvero valori preoccupanti. Cambiamo argomento. Autismo si legge negli occhi. Guardando gli occhi di un neonato di pochi giorni di vita, in futuro potrebbe divenire possibile fare una diagnosi precoce di autismo, anni prima che la malattia faccia il suo esordio. È quanto suggerisce uno studio dell'Università di Trento. Gli italiani hanno confrontato le reazioni a stimoli di tipo sociale, ad esempio i movimenti di una mano, di 13 neonati di 6 e 10 giorni di vita ad alto rischio di malattia, perché per esempio con fratelli maggiori autistici, a 16 neonati a basso rischio. È emersa una netta differenza tra i due gruppi. I bebè a rischio perdono subito interesse per gli stimoli sociali, il loro sguardo non è catturato a lungo da essi. I neonati a basso rischio invece prediligono in maniera netta gli stimoli sociali rispetto a stimoli diversi. E in conclusione diamo delle regole per accelerare il metabolismo. Non tutti hanno la fortuna di avere un metabolismo veloce che permette di mangiare qualsiasi cosa senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Chi ha il metabolismo lento invidia tanto queste persone, ma spesso non sa che alcune abitudini quotidiane possono influire negativamente sul metabolismo, rallentandolo molto. Vi diamo qualche suggerimento: tenere una temperatura non troppo alta in casa, perché il freddo attiva il metabolismo. Alternare il ritmo di un allenamento sportivo, non tagliare la quantità di carboidrati presenti nella propria dieta, sia gli spuntini tra un pasto e l'altro perché servono a tenere il metabolismo allerta. La colazione è il pranzo più importante perché attiva e sveglia il nostro corpo dopo il riposo notturno. E bere caffè perché la caffeina stimola il battito e il sistema nervoso e di conseguenza anche il metabolismo. Assumere omega 3 che regolano lo zucchero nel sangue e riducono l'infiammazione. Aiutano a regolare il metabolismo. Ed ancora bere tè verde, almeno 5 tazze al giorno. È possibile aumentare la spesa energetica di quasi 90 calorie. Infine, non tagliare le calorie e godersi il riposo dopo un'attività fisica. In conclusione, ricordarsi di assumere proteine. E questa è la nostra ultima notizia.